mio canale, io sono Ilaria, per chi non mi conoscesse, e questo è un nuovo video outfit. Outfit leggermente, ma poco elegantino, e volevo mostrarvelo. Adatto per una cerimonia? No. Adatto per una super cena? Possibile. Adatto per andare a fare la spesa? Eccellente, proprio penso sia l'outfit adatto. Parto subito con i capelli, stessa acconciatura che ho avuto, che ho fatto per un video forse l'anno scorso, se non sbaglio, ve lo lascio qui in sovrimpressione oppure sotto nell'info box il link diretto. Tra l'altro non è altro che una semplice coda alta con una treccia fatta passare sopra e attaccata dietro. È più semplice a farsi che a dirsi. Trucco scuretto, perché comunque andiamo per cena, quindi in un orario serale, in un orario che niente, volevo fare un trucco un po' più scuro del solito. Lucida labbra angurioso, direi di sì. Accessori, ho messo questi orecchini qui della Guess, super sbrilluccicosi, punto luce come catenina e niente di niente come bracciale. Vi faccio vedere subitissimo l'outfit Senza perdere tempo. Adoro questa camicetta, vedo non vedo, tutta trasparente, a pois vellutati, con appunto dettagli tra cui polsini e colletto vellutati. Stra adoro questo sopra. Sotto invece ho messo questo pantalone qui di Shein, sicuramente avrete visto nel video precedente perché è uno di quei prodottini che ho preso in collaborazione sempre con Shein, e a zampa sotto, diciamo che ha una vita altissima, anche un po' strettina, quindi forse mi sa che ho sbagliato anche taglia, e appunto questo taglio dritto con la fine del pantalone a zampa. Per le scarpe, come avete potuto notare, ho messo due differenti décolleté, una chiusa e una aperta, perché non so appunto quale mettere. Ecco qua, una con gli strass aperta e tacco glitterato, l'altra classica décolleté nera che avrete visto sicuramente in video precedenti. Nient'altro da dire, nulla da aggiungere. Io vi ringrazio semplicemente per essere stati con me anche oggi, per essere arrivati fin qui. Spero di avervi fatto compagnia o comunque di avervi fatto perdere tempo. Come sempre, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!